La partita batte la Polisportiva Carbonarese in azione, pallone a Miranda, sfera tergiversata sul laterale destro, c'è l'azione di Sorrentino, cerca uno scambio di palla, pallone a Menna, passaggio arretrato a centrocampo, la squadra di Carbonara cerca di avanzare il passo con Dello Iacono, il Monteleone di Puglia cerca di difendersi al massimo in questi minuti, primi minuti di gioco, la triangolazione. Lo scambio di palla, Miranda bifulco, il Monteleone di Puglia si difende molto bene in tal caso. Sfera che termina fuori. Corner. Dalla bandierina, la squadra della Polisportiva Carbonarese in azione. Il cross in area di rigore di sinistro. Pallone che termina al giocatore Sorrentino, la difesa rossonera continua a mettere gioco, Miranda in azione, Polisportiva Carbonarese in avanti, ottimo l'intervento difensivo dei rossoneri, lancio in profondità, scatta il contropiede, pallone per Flammia, in azione di gioco, Flammia, pallone riversato a Peluso, Polisportiva Carbonarese che mantiene il possesso di palla. L'1-2, lo scambio di palla termina e trova destinatario il laterale destro dello Iacono, poi c'è un lancio in profondità, i rossoneri rubano palla ed ecco Lomuzio, lancio in avanti per Flammia, Flammia in azione di gioco, Flammia il tegal, ancora i rossoneri in azione di gioco, fallo, punizione secondo l'arbitro Antonello Orlando della sezione di Avellino, eccolo le immagini che ha fischiato il fallo di gioco in prossimità dell'area di rigore. Punizione a favore della Polisportiva Carbonarese in azione in questo momento, si parte con una punizione, batte Sorrentino, se ne incarica invece il portiere Ferrante, il destro, il pallone sul laterale destro viene fermato dai giocatori rossoneri, c'è l'avanzata di gioco, il lancio in profondità di Costanzo, secondo l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale, si gioca soprattutto a centrocampo in questo momento, pallone per Lomuzio, il lancio per Flammia in area di rigore, la finta, i rossoneri avanzano, c'è incontro con i contrastati di gioco, la triangolazione precisa e perfetta di Baratta, il l'assist in area di rigore viene bloccato dal portiere Ferrante. Azione degna di nota da parte della compagine di casa che in questo caso è andato vicino al gol con il giocatore Baratta, di nuovo in azione la squadra del Monteleone di Puglia, pallone a Padalino, rossoneri in azione, pallone a centrocampo, palla a terra di Lomuzio, passaggio arretrato. Ed ecco che il Monteleone di Puglia avanza, lancio in verticale, pallone che però termina direttamente nelle braccia del portiere Ferrante che blocca. Siamo ai primi minuti di gioco, carissimi utenti, di questa Coppa Irpinia, finale Coppa Irpinia 2016-2017, dovete i protagonisti appunto il Monteleone di Puglia e la Polisportiva Carbonarese. Intanto il lancio di Ferrante, pallone oltre il centrocampo, rossoneri che avanzano, cercano di essere determinanti, pallone al numero 5. Costanzo, bravo il giocatore Macchione che intercetta la sfera, ma poi la Polisportiva Carbonarese avanza, c'è una deviazione, perde palla la compagine della Polisportiva Carbonarese, rimessa laterale, rossoneri in azione, pallone al capitano Costanzo, Flammia, Flammia cerca di trovare un corridoio, il tiro finale ottimo, grande tiro da parte di Flammia nelle immagini, azione degna di nota condotta dagli uomini di mister Schiavone che davvero sono andati vicino al gol, ecco nelle immagini appunto la panchina, mister Schiavone soddisfatti in questo campionato, ha vinto già il campionato e adesso si accinge a vincere anche la Coppa Irpinia. Il lancio oltre il centrocampo, pallone per Flammia,
il colpo di testa, sera che termina direttamente a Ferrante. Il lancio oltre al centrocampo, bravo il giocatore sorrentino che riesce, scusatemi, D'Andrea, che riesce in tal modo a spazzare la palla via. Rossoneri che riescono a recuperare alla meglio con Flammia. Inizio brillante da parte di Flammia. Pallone in verticale, sfera per Baratta. Attenzione, perde la palla Ferrante. Interviene Baratta, vicino al gol di nuovo il Monteleone di Puglia di mister Schiavone. Si riparte con Dello Iacono. Il lancio in profondità, la sfera viene persa. Di nuovo la squadra del Monteleone di Puglia in azione. Il tiro molto potente termina fuori. Pallone che giunge a centrocampo. Si continua a giocare con il Monteleone 2 in azione, c'è un fallo, attenzione, su Lomuzio. Per l'arbitro non c'è dubbio, è punizione. Lomuzio, Costanzo, Baratta, ai limiti dell'area di rigore, di nuovo il Monteleone 2 in azione. Mammolino, Costanzo, Lomuzio, tutto di prima, il tunnel da parte di Baratta. Ottiene una rimessa laterale, batte il Monteleone di Puglia. Mammolino batte la rimessa laterale, se ne incarica invece Simone Macchione. Per Baratta, in area di rigore, Baratta, il cross, vicino al gol, il Monteleone di Puglia, l'assist di Baratta per Flammia, davvero una coppia vincente, Baratta-Flammia. E il Monteleone di Puglia stava per sbloccare il risultato. Ci riprova adesso con dal corner con il numero 7 Mammolino. Vediamo cosa riesce a realizzare il laterale destro del Monteleone di Puglia. Dalla bandierina Mammolino ci prova con l'interno destro. Mammolino nelle immagini. Il cross in area di rigore. Flammia svetta di testa. Pallone che però viene spazzato via, ancora in azione, attenzione, l'arbitro ferma il gioco, a terra un giocatore della Polisportiva Carboreese, in questo momento a terra, l'arbitro ferma il gioco, dovrebbe, vediamo cosa succede e cosa decide l'arbitro. Intanto risultato fermo sullo 0-0 tra Monteleone di Puglia e Polisportiva Carboreese. Ecco, l'arbitro decide per una rimessa arbitrale, la palla viene riconsegnata sportivamente alla squadra del Monteleone di Puglia. Rimessa laterale per i rossoneri che ripartono. Lancio in profondità per Baratta, il pallone ancora Baratta in azione di gioco, Monteleone in azione, c'è l'avanzata squadra di casa che continua a mietere gioco tentando di realizzare l'1-0. Rossoneri che avanzano, fanno anche pressing, ottengono il possesso di palla con Baratta, l'1-2, lo scambio di palla, ancora i rossoneri, pallone per Flammia, ci prova Flammia, pallone che prova, viene ribattuto sul tiro, è la volta di Macchione, grande rovesciata da Serie A, il tiro finale vicino a gol, applausi del pubblico, è davvero grande calcio. Baratta nelle immagini, l'autore di questa mezza rovesciata che poteva passare in vantaggio il Monteleone di Puglia. Risultato intanto fermo sullo 0-0, batte Ferrante. Monteleone di Puglia davvero che scese in campo con l'intenzione di vincere questa partita, ben tre azioni pericolose e consecutive che hanno destato attenzione in area di rigore, pallone per Simone Macchione, il cross in area di rigore, pallone per Baratta, para Ferrante, blocca. Ancora il rossone in azione, pallone per Lalla. Lalla in avanti, riesce ad ottenere una rimessa laterale. Secondo l'arbitro è rimessa laterale a fuori dei rossoneri. Costanzo, Lalla. Pallone che viene fatto girare orizzontalmente, i rossoneri avanzano
tentando di poter esercitare un ruolo di pressione offensiva. La compagine rossonera continua a destare attenzione, palla per Flammia, la triangolazione precisa e perfetta, il pallone per Simone Macchione, Monteleone di Puglia che passa in vantaggio, Monteleone di Baratta, l'autore di questo gol, un grande gol da mondiale da parte di Baratta, un gol davvero incredibile, 1-0, Monteleone di Puglia 1, Polisportiva Carbonarese 0. Di nuovo in azione, la squadra Polisportiva Carbonarese in avanti, passaggio arretrato al giocatore Peluso, una triangolazione, Rossoneri in avanti, recuperano palla, ancora il Monteleone di Puglia in azione di gioco, pallone al numero 6, Menna, sfera fuori, rimessa laterale. Il lancio in profondità. Polisportiva Carbonarese in azione. Deviazione, rimessa laterale. C'è l'avanzata. Di nuovo in avanti. Sorrentino. Pallone in area di rigore, sfera nelle braccia del portiere Padalino. Di nuovo in azione la squadra del Monteleone di Puglia, il lancio per Baratta, stop di petto di Baratta, si libera di un giocatore, c'è l'avanzata di Baratta, ancora Baratta, in azione di gioco Baratta. Tiro finale, pallone che viene ribattuto, i rossoneri avanzano, cercano un'apertura di gioco sulla destra, la sfera per Simone Macchione, ancora il pallone in area di rigore, avanza il Monteleone di Puglia, la triangolazione, tiro finale del giocatore Flammia, in azione di gioco aerea, vicino al gol, di nuovo in azione il Monteleone di Puglia all'offensiva con Flammia, autore di un'ennesima azione degna di nota. Fondo area, il lancio in profondità, rossoneri in azione a centrocampo, ma è la Polisportiva Carbonarese che avanza, pallone per il lancio in avanti, l'iniziativa è partita da Di Genova, di nuovo in avanti la Polisportiva Carbonarese, pallone che viene giocato a centrocampo, perde palla la squadra della Polisportiva, in azione adesso Flammia, Flammia in avanza, la triangolazione con Baratta, tiro Baratta, pallone e Ferrante blocca, un tiro davvero diabolico, ancora il giocatore Baratta, pallone per Flammia vicino al gol, davvero un grande Monteleone di Puglia che si sta distinguendo qui in Irpinia, sia nel campionato disputato, nel campionato ordinario e sia in Coppa. Davvero una grande compagine. Fondo area. Il lancio di destro di Ferrante. Pallone a centrocampo. I rossoneri che avanzano cercano di potersi tutelare al meglio in area di rigore. Polisportiva Carbonarese in azione di gioco. Pallone per Miranda, il cross ribattuto, ottiene un corner ed è corner per la Polisportiva Carbonarese. Ricordiamo il risultato, Monteleone di Puglia 1, Polisportiva Carbonarese 0. Dalla bandierina ci prova in questo caso Miranda per la Polisportiva Carbonarese, vediamo l'iniziativa, il sinistro, pallone in area di rigore, vediamo cosa succede, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, fondo area, corner, pallone in area di rigore, sfera spazzata via, rossoneri che avanzano, pallone per Flammia, sfera che viene deviata, ribattuta a centrocampo, i rossoneri poi cercano di ottenere la meglio, ma il pallone di Mammolino termina a lato, rimessa laterale per la Polisportiva Carbonarese, in azione di gioco
I rossoneri avanzano, Polisportiva Carbonarese in azione. Ecco, anche la Polisportiva Carbonarese ha disputato la Coppa Irpinia ed è riuscita, attenzione, ancora i rossoneri in azione, come dato informativo è riuscita praticamente a superare tutte le fasi eliminatorie, più i quarti di finale, gli ottavi, la semifinale, quindi adesso ha raggiunto la finale, disputando appunto la finale con il Monteleone di Puglia. Intanto rimessa laterale per la Polisportiva Carbonarese in azione. Rossoneri in azione con Lalla, l'1-2 con Baratta, ancora Lalla, Baratta, Baratta ci prova, Baratta, Baratta il tiro finale, l'interno destro che viene ribattuto, ancora i rossoneri, pallone per Lomuzio, Lomuzio, la triangolazione precisa e perfetta, secondo l'arbitro è posizione irregolare. Il lancio di Ferrante, pallone a centrocampo, ancora i rossoneri che avanzano con Flammia, Flammia in azione, cerca uno spazio, Flammia in avanti, procede il cross in area di rigore, Baratta, torna all'indietro, di nuovo il Monteleone di Puglia, tiro finale vicino al gol, Costanzo, il capitano del Monteleone di Puglia, Polisportiva Carbonarese in avanti, di nuovo in azione di gioco la squadra del Carbonara. Vediamo cosa succede in questa iniziativa, viene rubata palla, c'è l'avanzata della squadra rossonera, l'1-2, la triangolazione precisa e perfetta, la palla per Baratta, Baratta in azione, ancora Baratta, attenzione, fallo. Allora si parte con una punizione, pallone a centrocampo, rossoneri che spassano il pallone via, rossoneri in azione. Pallone per Costanzo. C'è l'avanzata rossonera. Pallone sul laterale sinistro. Pallone deviato. Monteleone di Puglia in avanti. Pallone ai limiti. Ed ecco, prosegue l'iniziativa da parte di Genova. Monteleone di Puglia ancora in azione. Costanzo. Il cross ai limiti, viene ribattuto il pallone. C'è l'avanzata della Sportiva Carbonarese con Dello Iacono. Pallone a centrocampo per Miranda. Di nuovo Dello Iacono. La sfera al giocatore Menna. Poi prosegue Corbisiero. L'1-2, ancora Corbisiero in azione. Pallone per Menna, una triangolazione precisa, la sfera poi termina fuori, rimessa laterale a fuori della Polisportiva Carbonarese in avanti in questo momento, il lancio in profondità, il colpo di testa all'indietro, i rossoneri avanzano, cercano di contenere il gioco, ma la Polisportiva Carbonarese detiene il possesso di palla, pallone per Dello Iacono, in questo momento si cerca una triangolazione sul laterale sinistro, c'è l'avanzata, la squadra della Polisportiva Carbonarese, il lancio in area di rigore, pallone per Miranda, si gira Miranda, la palla viene sottratta dai rossoneri, c'è l'avanzata di Sorrentino, Polisportiva Carbonarese in azione, tutela il centrocampo al meglio, il pallone per Corbisiero, il pallonetto, la giocata tecnica, secondo l'arbitro poi c'è un fallo, punizione, batte Sorrentino, pallone per Basilicata, pallone sul laterale destro per Corbisiero, sfera per Corbisiero ancora in azione, Polisportiva Carbonarese che avanza, rossoneri in azione di gioco, c'è
c'è l'avanzata, pallone a Dello Iacono, il tiro di Dello Iacono sfiorato l'incrocio dei pali. Dello Iacono va vicino al gol, è un difensore che è partito dalle retrovie per poter effettuare, diciamo, un tiro degno di nota da parte della squadra della Polisportiva Carbonarese. Fondo area, batte Padalino, vicino al gol quindi la Polisportiva Carbonarese. Pallone per Mammolino, di nuovo in azione Basilicata. Flammia. Il capitano però, Menna, riesce a tutelare al meglio l'area di rigore. I rossoneri avanzano, Baratta, fuori gioco secondo... Bisogna rivedere le immagini. Si riparte dalle retrovie con Dello Iacono. Rossoneri che si tutelano al meglio. Ancora il Monteleone di Puglia in azione, pallone per Lomuzio. Il lancio in avanti, il colpo di testa fa da torre Baratta per Simone Macchione. Flammia all'opportunità, realizza il 2-0. Monteleone di Puglia 2, Polisportiva Carbonarese 0. Eccole le immagini, Flammia, autore del secondo gol. Si riparte praticamente da centrocampo, pallone per Basilicata, di nuovo in azione Menna. Polisportiva Carbonarese in azione. I rossoneri riescono a tutelare meglio l'area di rigore. Continua l'iniziativa della Sportiva Carbonarese, che comunque ha degli elementi molto importanti per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Il lancio in area di rigore, sarà che però viene ribattuta. Di nuovo in azione la squadra della Polisportiva Carbonarese, che avanza, sta impiegando le proprie risorse sia energetiche che intellettuali. Il lancio di Menna, del capitano, poi la girata di Miranda, il take al Lomuzio, pallone in profondità per Flammia ed è secondo l'arbitro fallo, punizione. Batte la Polisportiva Carbonarese in azione in questo momento. Il lancio in area di rigore. Sorrentino, i rossoneri in questo caso hanno la meglio. Fallo, punizione. Montemiletto oggi si tincerà di rosso nero, oramai avviamo verso le conclusioni del primo tempo con il Monteleone di Puglia in vantaggio per 2-0. Pallone per la Polisportiva Carbonarese in area di rigore, tiro finale vicino al gol, un altro tentativo interessante da parte della Polisportiva Carbonarese, che è andata in questo caso vicino al gol. L'iniziativa è davvero interessante da un punto di vista tecnico. In questo caso la squadra del Monteleone di Puglia non è riuscita a contrastare l'iniziativa offensiva. Intanto i rossoneri avanzano, Monteleone di Puglia in azione. Pallone a centrocampo, pallone per Lomuzio. Si cerca un'apertura per Flammia ed ecco i rossoneri. Tiro di Baratta, pallone in area di rigore. Scusate, il tiro è stato di Mammolino. Ancora i rossoneri in azione.
Pallone per Baratta. In lancio. In area di rigore, colpo di testa finale di Baratta. Vicino al gol. Si è lanciato, si è tuffato Baratta per poter effettuare il tiro di testa. Fondo area, batte Ferrante. Il destro. Rossoneri in azione. Pallone per la finta, scatta il contropiede rossonero del Monteleone di Puglia. La palla per Baratta, fuori gioco. Secondo l'arbitro è posizione irregolare. Ed ecco Dello Iacon. Si cerca una triangolazione. Pallone in profondità, palla a centrocampo. Partita molto interessante sotto l'aspetto tecnico. In avanti la polisportiva carbonarese che, nonostante questo risultato di 2-0, continua a giocare seriamente la partita senza giustamente declinare la possibilità di avere un risultato anche positivo sia in questa parte finale del primo tempo che nel secondo tempo. Vediamo come si sviluppa adesso l'iniziativa da parte della polisportiva carbonarese. Sul pallone c'è Miranda, eccolo le immagini, che dovrebbe battere la punizione. Vediamo cosa succede in questa dinamica di gioco. Punizione, il sinistro di Miranda. Bellissimo tiro da parte di Miranda che va vicino al gol. Fondo area. Batte Padalino. Rossoneri di nuovo che ripartono dalle retrovie. Il lancio in profondità per Baratta. Fine, pallone viene fermato da Costanzo. L'iniziativa sul laterale destro per Simone Macchione. Palla per Baratta, l'assist, c'è un disguido tra Baratta e Flammia. In pratica Flammia non ha seguito Baratta. Ferrante. Il lancio. Attenzione. Fallo, punizione secondo l'arbitro Antonello Orlando della sezione di Avellino. Batte la punizione il Monteleone di Puglia. Si riparte, l'arbitro fa ripetere la punizione. Ci vuole la distanza secondo l'arbitro, vedete. L'arbitro chiama appunto la distanza, punizione, rossoneri che del Monteleone di Puglia che battono questa punizione. Il destro, pallone in area di rigore. Bellissimo questo stop da parte di Baratta. Ecco, Baratta cercava di piazzare la palla per Mammolino. Bisogna anche interpretare giustamente le intenzioni dei giocatori. Ferrante. Pallone a centrocampo. Il lancio di Miranda per Sorrentino. Sul laterale destro. Pallone che viene perso. Riconquistato il pallone dalla squadra di noi in azione di gioco. La squadra Miranda. Pallone per Sorrentino, il cross in area di rigore, Monteleone di Puglia che però ribatte. Di nuovo in azione. Monteleone di Puglia in avanti. Il lancio in profondità, pallone fermato
da Sorrentino, ottimo lo stop di petto. Rossoneri che continua ad avanzare, pallone per Costanzo, l'arbitro fischia la punizione a favore della squadra polisportiva carbonarese, in avanti con Menna. Passaggio per Peluso, si sposta il gioco sul laterale sinistro, il cross in area di rigore, sarà che viene intercettata di nuovo in azione di gioco Lomuzio, la finta Baratta, i rossoneri avanzano, si allarga il gioco sulla sinistra, pallone in profondità per il giocatore Giovanni Macchione, il quale cerca di contrastare il ruolo difensivo, pallone per Sorrentino, polisportiva carbonarese che tiene il possesso di palla, pallone fermato da Costanzo, il capitano avanza, cerca una triangolazione, riesce molto bene, la palla però viene intercettata, il lancio di Mammolino, ancora Flamme in azione, pallone per Baratta, in gioco la sfera ai rossoneri, continuano a mietere il gioco la squadra di Montelione di Buglia con Lomuzio, c'è un'apertura sulla destra, sfera per Mammolino, la palla torna al giocatore Simone Macchione, il cross in area di rigore, la girata di Baratta, il tiro, pallone ribattuto di nuovo in area di rigore, fallo, punizione secondo l'arbitro. Misura la distanza l'arbitro. Punizione. C'è una barriera a 5, batte Flammia. Vediamo cosa succede. Un tiro cross, diciamo una punizione di classe, ha cercato la traversa, poteva essere un gol sotto rete, la palla però è terminata alta sulla traversa, fondo area, si riparte con Ferrante, punizione battuta, c'è l'avanzata, il lancio in avanti, pallone fermato dai rossoneri, Montelione Puglia in azione. Il capitano Costanzo, il lancio sulla sinistra, il cross, però che termina fuori. Si riparte con la squadra in azione polisportiva carbonarese, pallone fermato, i rossoneri continuano ad avanzare il passo. Costanzo sul pallone. Flammia. Baratta. Il cross in area di rigore nelle braccia di Ferrante. Ottima l'iniziativa del Montemiglione di Puglia che sta davvero suscitando attenzione qui sugli spalti di Montemiletto. Rossoneri in azione. La palla sul laterale sinistro, c'è l'avanzata di Lomuzio. Fallo, punizione. Punizione a fuori del Monteleone di Puglia. Battono i rossoneri. Il destro, pallone in area di rigore. Sfera ribattuta. Mammolino. Passaggio arretrato,
Ancora Mammolino in gioco, viene fatto il pressing, ancora Mammolino, il cross in area di rigore Baratta, secondo l'arbitro è posizione irregolare. Punizione. Pallone per Dello Iacono. Pallone perso. Il lancio per Flammia. In area di rigore. La finta. Pallone bloccato da Ferrante. Ancora Rossoneri in azione. Ci si rilancia in avanti. Sfera bloccata. Di nuovo i Rossoneri. In azione. Si riparte con un lancio da parte di Basilicata in area di rigore. La Polisportiva Carbonarese in questo caso emerge nel gioco. Pallone per Dello Iacono. Il cross. Polisportiva Carbonarese che con Miranda. Attenzione, attenzione. Non è Miranda, è un altro giocatore. È andato vicino al gol. Comunque la Polisportiva Carbonarese, anche se l'arbitro poi ha fischiato un fallo avvenuto all'interno dell'area di rigore. Punizione. Si tratta appunto di Genova. È colui il giocatore che si è introdotto in area di rigore e stava realizzando il gol. Stava cercando di accorciare le distanze. Però in questo caso è stato commesso fallo secondo l'arbitro, quindi ha dato la punizione a fuori del Monteleone di Puglia. C'è l'avanzata, pallone per Costanzo, passaggio sul laterale sinistro, c'è l'avanzata rossonera. I rossoneri avanzano, cercano di protrarsi in area di rigore, prorompente l'iniziativa, si cerca un cross, attenzione, i giocatori della Polisportiva Carbonarese in questo caso hanno la meglio, si prosegue l'iniziativa e continuano a giocare con il giocatore Miranda in azione. Miranda si libera di tre giocatori, la palla poi viene fermata dai rossoneri, c'è l'avanzata, pallone a centrocampo. Attenzione, la Polisportiva Carbonarese adesso applica il fuorigioco, vedete nelle immagini, e quindi il Monteleone di Puglia effettua un gioco a ritroso, quindi sta effettuando di giocare uno scambio di palla all'indietro invece che in offensiva, e poi è una tattica all'offensiva da parte del Monteleone di Puglia. Ancora il lancio in avanti, pallone per Flammia, Baratta in area di rigore, Dello Iacono, pallone fuori, rimessa laterale, rossoneri in azione. Costanzo, il lancio in avanti, rossoneri in azione, pallone per Simone Macchione, Costanzo, fallo, punizione. Mammolino, il cross in area di rigore, la palla per Baratta, intercettato, secondo l'arbitro c'è un fallo, no, forse è posizione irregolare, l'arbitro ha deciso quindi alla fine che, no, è un fondo area, un normalissimo fondo area, quindi sì, fondo area, batte Ferrante. Il lancio, l'avanzata rossonera, Monteleone di Puglia in azione, Flammia, pallone per Costanzo, Peluso, il capitano, sfera per
fallo punizione, fallo ai danni di Miranda, per l'arbitro è punizione. Punizione a favore della polisportiva carbonarese. Il lancio di... Allora, attenzione! Vicino al gol, sul cross di Sorrentino. Proprio Sorrentino, cioè due Sorrentino, sarebbe il laterale sinistro. È andato vicino al gol. La polisportiva carbonarese. Comunque in questo primo tempo abbiamo assistito, nonostante il risultato di 2-0 a favore del Monteleone di Puglia, a diverse incursioni da parte della polisportiva carbonarese che diciamo stava andando in gol, quindi in diversi momenti azioni davvero molto pericolose e i giocatori hanno mirato in pratica la porta. E poi in un secondo momento abbiamo assistito anche ad una fase in cui la polisportiva carbonarese ha praticato il fuorigioco e lo sta facendo tuttora. Vediamo adesso come reagisce appunto il Monteleone di Puglia, perché la polisportiva carbonarese sta applicando il fuorigioco. L'avanzata di Bifulco, il lancio, pallone deviato, giocatore a terra, si ferma il gioco. Polisportiva carbonarese che batte la punizione con Miranda. Il sinistro. Secondo l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, quindi si riparte con un fondo area. In lancio, pallone che si innesca nei confronti del portiere Ferrante, pallone in avanti, finisce il primo tempo, Coppa Arpinia Monteleone di Puglia 2, Polisportiva Carbonarese 0.